Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi abbiamo qua in garage Clara, la 300 da gara. Nel video scorso abbiamo visto il ritiro da Motosystem. Oggi invece andiamo a vedere un po' di upgrade. Questo sarà un video totalmente dedicato agli upgrade di Camoletto Racing. Qui abbiamo già messo le nuove grafiche, che sono fighissime. Le plastiche originali le tengo un attimo da parte perché poi su quelle ci sarà da fare un altro progetto. Ma prima di iniziare, hai controllato di essere iscritto al canale? Qua sotto, tastino iscriviti, è gratis, non ti costa niente e mi aiuti a supportare tutti questi video. Adesso, sigla e iniziamo subito con il video. Eccoci qua, adesso iniziamo pian pianino a smontare tutta la moto perché oggi andiamo a montare la testa da enduro estremo. Questa è la testa da enduro estremo di Camoletto e andiamo a vedere anche tutti gli optional che ho preso per questa moto per finire questa stagione e poi per essere pronto per la stagione 2025. Vieni a vedere. Ho già installato la cinghia di traino posteriore e la cinghia di traino anteriore, queste per avere, quando faccio enduro estremo, degli agganci extra. Qui invece abbiamo un po' di accessori che oggi vi racconto. Innanzitutto il cavalletto, questo è super, lo uso da tantissimo, ne ho un sacco di questi cavalletti. Non ha problemi ad alzare la moto, robusto, in acciaio, completamente fatto a mano e ha anche il pedale per abbassarla, ok? Questo va giù velocemente, ma con il piede, se stiamo attenti, possiamo tenerlo senza farlo sbattere a terra, in questo modo. Bene, adesso iniziamo a smontare pian piano la nostra moto. Quindi rimuoviamo la sella, le plastiche laterali, queste qua sono incastro, quindi molto più semplici. Vieni di qua. Anche la sinistra, sganciamo tubo della benzina che è questo qua e la pompa, la connessione elettrica per la pompa di benzina. Togliamo il tubo di sfiato del serbatoio e via anche il nostro serbatoio. Rimuoviamo la parte dello scarico, quindi via il silenziatore. Togliamo l'espansione, quindi due bulloni M8 e le due molle dal cilindro. Per fare questi lavori io spesso, quando sono in garage da solo, mi aiuto con una lucina da testa. Questa qua è a LED, ha tre regolazioni della ABC Tools ed è molto comoda perché riesce a vedere sempre, a illuminare al meglio in ogni singolo spazio. Oggi abbiamo tanta luce perché stiamo facendo il video, quindi non mi serve. Andiamo avanti, tiriamo su un po' le maniche che qua se n'è un casino. Iniziamo con lo scaricare tutto il liquido refrigerante, quindi Torx da 30, andiamo a svitare questo bulloncino e togliamo tutto il liquido refrigerante della nostra moto. Con la Torx più grande andiamo a svitare le piastre di rinforzo tra telaio e cilindro. Dopo aver smontato le piastre di rinforzo tra telaio e cilindro, che ci consentono di lavorare con un po' più di spazio, andiamo a smontare anche il tubo dell'acqua, quello sulla testa del cilindro. Dopodiché smontiamo candela, rimuoviamo la testa originale e andiamo a installare la testa di Camoletto. Una volta che l'avremo installata, misureremo lo squish, che deve essere un millimetro, un millimetro e uno, e se abbiamo fortuna va bene con la guarnizione di basamento originale, altrimenti bisogna smontare tutto il cilindro e rifare lo squish con la guarnizione giusta. Qua questo è il tubo originale, qua c'è il bulbo che volendo possiamo sganciare, quindi anche questa è una nuova cosa perché il bulbo non è più sulla testa del cilindro ma è messo qua su un raccordino che arriva alla testa nei tubi di raffreddamento. Tolgo la pipetta, chiave da 21 e rimuovo la candela.
candela diversa sui nuovi modelli, perché vedo che c'è una sigla particolare, vediamo un po'. Ah, è una candela all'iridio NGK ZGR7GI 13G, mai sentita come sigla. Comunque questa qua è una candela all'iridio. Ok, dopo aver smontato tutte queste parti, secondo me bisogna togliere anche il raccordo del tubo qua, in modo da lavorarci ancora meglio. La pipetta la giro qua sopra, il sensore del bulbo anche. Vado a rimuovere anche il tubo qui, in modo da lavorare sempre con più spazio e in maniera più precisa. Questo qua è il tubo che collega la linea verticale alla testa, e infatti c'è il bulbo qui. Una volta sui modelli TPI era sulla testa, su questi qua TBI è qua a metà di questo raccordo. Già che ci siamo, rimuoviamo anche la cover della valvola. Non l'ho ancora smontata, quindi è una sorpresa anche per me. Cioè questa vite qua, e poi credo che qui ci sia un incastrino. Ok, sì, era solo l'incastro. Quindi un altro connettore per la valvola elettronica, che è qua. Dobbiamo farlo scattare, adesso vediamo bene. Ok, questo è un po' diverso dagli altri, bisogna schiacciare e tirare verso il basso la levettina bianca, dopodiché tiriamo su l'incastrino nero, ha una doppia sicurezza, il bianco più il nero. Ok, abbiamo smontato questa parte, adesso diamo una pulita e proseguiamo. Andiamo adesso a svitare i 6 bulloni della testa. Qua c'è una chiave da 13, dove riusciamo andiamo col cricchetto, dove non riusciamo ci aiutiamo con la chiave fissa. Una volta rimossi andiamo a togliere la testa. Rimuoviamo la testa e vediamo cosa ci aspetta. Wow! Ok, e ci aiutiamo con un pochino di diluente nitro a pulire la testa originale, così poi rimane anche perfettamente pulita in ordine quando andiamo a riporla nella sua scatola, e andiamo a vedere cosa c'è rispetto alla testa da estremo di camoletto. Qua abbiamo la testa di camoletto e qua abbiamo la testa originale. Levando il fatto che questa è una cupola con la testa scomponibile, quindi volendo uno magari anche in futuro usciranno solo delle cupole da cambiare, così si può anche risparmiare qualcosa, ma sono sicuro che Max ha cambiato anche il grado di silicio all'interno della testa, questo per farla rendere in maniera migliore. Abbiamo, vabbè, un QR code stampigliato, stranissimo, QR code stampigliato sulla testa, ma andiamo a notare che la banda di squish qua non è ben definita, ok? Cioè è molto stondata e anche la cupola è fatta in maniera diversa. Sicuramente penso che anche lo squish sia diverso. Mentre in questa testa da estremo di camoletto racing abbiamo una banda di squish molto ben pronunciata e molto ben definita. Dopodiché quando entra la cupola abbiamo una cupola con maggiore volume. Quindi sicuramente lo squish che mi ha consigliato Camoletto è uno squish che risulta più compresso, ma la testa come rapporto di compressione in sé è meno compressa, proprio per questa parte nella cupola, questa camera di combustione maggiorata. Adesso andiamo a montarla e prendiamo un filo di stagno per misurare lo squish. Vi faccio vedere come si fa. Se vuoi anche la faccia, non lo so. Prendiamo un filo di stagno, ok, questo ci servirà per andare a misurare lo squish. Lo mettiamo qua sul cielo del pistone, lo pieghiamo un po' per fargli prendere bene la sua misura, dopodiché andiamo a chiudere la testa. I bulloni della testa vanno stretti a 27 newton metro, ma ne inseriamo solo 3 al momento,
perché appunto dobbiamo andare a misurare lo squish. Quindi mettiamo la testa, chiudiamo e poi facciamo fare un giro al punto morto superiore al pistone. Possiamo farglielo fare o con la marcia tramite la ruota posteriore oppure direttamente con la rotazione del volano. Adesso mettiamo i tre bulloncini, possiamo metterne anche quattro e andiamo a misurare il tutto. Abbiamo messo i tre bulloni, 27 newton con la dinamometrica, almeno è tutto bello stretto, e andiamo a girare la ruota per misurare lo squish. Allora, pianino così. Ok, facciamo. Perfetto. Ora rismontiamo e andiamo a misurarlo col calibro elettronico. Lo squish misurato sul pistone è di 1 mm e 15 più o meno. Ok? Max Camoletto consiglia da 1 mm a 1,2, quindi siamo perfettamente in bolla e possiamo richiudere il tutto. Ho chiamato Camoletto Racing proprio per assicurarmi che la testa possa montare con le guarnizioni originali e mi ha detto che al 95% misuriamo lo squish per sicurezza, ma lo squish andrà già bene perché è già stato calcolato sulla base del cilindro, dello spessore della guarnizione originale. Adesso andiamo a rimontare la testa, mi raccomando, stringiamo i bulloni a croce a 27 Nm con la chiave dinamometrica. Dopodiché procediamo a rimontare tutto. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. La testa di Camoletto Racing è disponibile per diversi modelli delle moto. Vi lascio qua sotto il link al sito www.camolettoracing.it. Spero il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, like qua sotto, un commentino scrivendomi anche cosa ne pensate. Se non siete iscritti, iscrivetevi qua sotto, tanto è gratis, non vi costa nulla. Come sempre, gas e alla prossima. Ciao ciao.